Allora, l'obiettivo è il divano di MJ, ma come faccio a convincerla? Vediamo! Ciao MJ, sono Peter. Potrei fermarmi da te stanotte? Al troppo formale. MJ, passavo da queste parti e... non si può sentire. Ciao MJ, visto che mi parli di nuovo, pensavo di... Ok, questa è proprio patetica! Ma perché la faccio tanto difficile? Siamo solo amici, no? E la gente dorme di continuo sui divani degli amici. Non c'è niente di strano o imbarazzante. È solo un divano. Il divano di MJ. Ma cosa mi salta in mente? Una notifica. Hanno appena pubblicato l'articolo di MJ. Devo trovare un altro posto per la notte. Lei sarà troppo impegnata col lavoro. Se Harry fosse in città, potrei chiedere a lui. Qualcuno ha lasciato un messaggio. Ma il numero è privato. Ehi, ragnetto. Da quanto tempo? Ti sono mancata? Vieni a questo indirizzo. Prova a prendermi. Oh, oh! Temo di riconoscere la voce. Ultimamente ti penso spesso. Eravamo magnifici insieme, vero? Forse dovremmo ravvivare la passione. Black Cat. Spero non stia cercando nuovi obiettivi da svaligiare. Mi aveva promesso di cambiare vita. Che cosa stava cercando? Ci sarà qualcosa fuori posto? Trovato! Uno dei suoi gatti. Prima li imbottisce di amplificatori di portata, poi cattura segnali a radiofrequenza. Chiederò a Yuri di recuperarlo. Felicia è troppo astuta per esporsi in questo modo. Deve essere in difficoltà. Terrò gli occhi aperti. Ehi, Yuri! Hai ancora costume e armi di Black Cat nel deposito delle prove? Penso di sì. Perché? È tornata? Forse. Controlla e fammi sapere se il suo equipaggiamento è ancora lì. Certo. Zia May, è tardi. Che succede? Dovevamo cenare insieme stasera. No, è vero. Scusa, l'avevo dimenticato. È stata una giornataccia. Il laboratorio ha perso i fondi. Oh, Peter, mi dispiace. Non solo, mi hanno anche, ecco, dato lo sfratto. Cosa? Hai un posto dove dormire stanotte? In effetti, no, non ce l'ho. Senti, odio chiederlo, ma non avresti un letto a rifugio? Ma certo, puoi usare il divano nel mio ufficio. Grazie mille. Praticamente non dormo dalla cattura di Fisk. Devo smetterla di maltrattarmi così. Non mi sentivo sicura nell'altro rifugio.
Beh, spero che il divano sia comodo. Mi manchi. However, once things quieted down, it wasn't long before Fisk himself was seen being escorted out of the building, handcuffed and in custody. This marks a big win. Sì, adoravo i cavalli, come tutti i bambini. Zio May dovrebbe toglierne qualcuna. È imbarazzante. Ah, sembravo un idiota. Beh, attraversiamo tutti quella fase. Io non posso accettarli. E invece sì che puoi. Te li restituirò. Appena posso. Chiedimeli la prossima volta. Oh, sei proprio il nipote di tuo zio. Devi imparare ad accantonare l'orgoglio dei Parker e accettare di essere umano, come tutti noi. Martin! Scusate l'interruzione. Volevo solo avvisarti che lascerò la città. Dovrei sostituirmi tu. Certo, conta su di me. Quanto tempo starai via? Ancora non lo so. Va tutto bene, signor Lee. Solo impegni personali che avevo pianificato da tempo. Beh, abbi cura di questo posto. Rappresenta di certo la mia parte migliore. Bene, e il dovere mi chiama. Spero che Martin stia bene. Sì? Ehi, visto il mio articolo? Sicuro. Scommetto che Robby sarà entusiasta. Sì, è diventato virale. E senti questa, il sindaco Osborne ha annunciato che oggi consegnerà un encomio all'agente Davis. Wow. Aspetta, il comizio di Osborne è oggi... ora capisco cosa hai in mente. Sì, è chiaro a tutti. Ma resta un gran momento per l'agente Davis e la sua famiglia. Io seguo l'evento per il giornale. Vieni con me? Sì, volentieri. A dopo. È così umiliante ricevere denaro da zia May. Dovrei andare in città e cercare di sdebitarmi. Tranquilli, agenti! La cavalleria Arachnide è qui! Auguri per la cerimonia di oggi. Non vedo l'ora che sia finita. Mi spaventa più un discorso in pubblico che un furgone pieno di demoni armati. Ma non ti chiamo per questo. Che succede? Ho scoperto che i demoni stanno per attaccare un cantiere di fischi in centro. Mia moglie mi ammazza se salto i preparativi della cerimonia per giocare a guardie e ladri. Ma ho pensato che mio caro partner volesse saperlo. Ricevuto. Faccio un salto e ti avverto se scopro qualcosa. Ascolta, un consiglio per parlare in pubblico. Immagina che siano tutti in mutande. Cioè, magari non Osborne. Aspetta, sai cosa? Lascia perdere. Un altro messaggio di Doc. Peter, incrociamo le dita. Oltre a rimettere in moto il progetto, l'idea che sto inseguendo potrebbe espandere le nostre ricerche oltre ogni previsione. Forse l'intervento di Norman è stato un bene. Tutto accade per un motivo. Spero davvero che funzioni.
Il lavoro di Doc è troppo importante. Consolidated Shipping. Jeff, ci sono. Cosa vedi? Trovateli, devono morire. A quanto pare i demoni hanno invaso il territorio di Fisk. Ci pensi tu? Tranquillo. Avete ciò che volevate. Vi prego, lasciateci andare. Il territorio di Fisk è nostro ora. Io non credo. Ehi, Willy. Tu. Che bella tuta. Ti sfina. Fatti gli affari tuoi. Aspetta, i demoni. Chi è il loro capo? Salva i miei uomini e forse te lo dirò. Devo salvare cattivi da altri cattivi. La vita è piena di sorprese. Indietro! Adesso mi hanno notato. Meglio passare da fuori per cercare gli uomini di Fisk.
Restate qui e aspettate la polizia. Devo trovare... Ehi, bestione! Stai bene? Sì. Sì, grazie. Fisk, i tuoi uomini sono salvi. È il tuo turno. Chi comanda i demoni? Forse è da lì, o forse no. Controlla sul tetto. Mi mancavano le frasi criptiche di Fisk. Andiamo. No, 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 no! È successo davvero? Sì. Ci segnalano un elicottero con una palla da demolizione. Sì, quella faccenda dei demoni è complicata. Tranquilla, Yuri, fidati di me. Incrociamo le dita. Quell'elicottero sta distruggendo la città. Lo so. Devi abbatterlo subito. Lo so. Non potresti accelerare i tempi? Ci sto provando, Yuri. Ci sentiamo dopo.
sicuro che me ne pentirò. Salve! È il volo per Newark! Mi spiace, signore, ma deve accostare l'elicottero! Un motore è andato! Ora è il secondo! È questo il tuo piano? Rimpiazzare Fisk! Fisk è solo l'inizio! Devo bloccare l'altro motore! Mi serve un piano, e mi serve alla svelta! Mi sa che il piano è questo! Dai, Pete, puoi farcela! Puoi farcela, puoi farcela! Non rovinare tutto! Queste maschere sono stupende. Dove le prendete? Grazie, le trovo su internet. Ops. Ehi, Yuri, ho preso i cattivoni, ma... Ma cosa? Ti conviene portare una scala? Ehi, Miles. Ehi, fanboy. Accidenti, è tardi. Vieni? No, vado al municipio per la cerimonia di papà. Ah, giusto, fagli i miei complimenti. MJ, la cerimonia è già iniziata. Stanno allestendo il palco. Tu dove sei? Contrattempo al lavoro. Arrivo. Amici, ancora una volta devo difendermi dalle false accuse di McDonald McGargan, meglio noto come Scorpion. Sì, come dichiarato in varie occasioni, sono stato io a finanziare l'esperimento che gli ha garantito una forza sovrumana, l'ipervelocità e quell'orrenda coda robotica. Speravo di creare un anti-Spider-Man al servizio dei cittadini, ma non potevo sapere della sua follia. Vi assicuro che sul curriculum non c'era scritto psicopatico con la mania del veleno. Evidentemente mi ha fatto causa per ottenere uno sconto di pena al RAT. Vuole incolpare me per i suoi crimini, ma io non lo accetto e non lo accetterò mai. Quello è l'ingresso del palco. Noi saremo proprio lì davanti. Ah, ci sarà un mare di gente a vedere. Andrà bene, tesoro. L'ultimo discorso che ho fatto, ero al liceo. Miss Steinberg mi diede 6 meno. Beh, è un peccato che non possa vederti oggi. Ehi, dacci dentro, papà. Insomma, hai salvato Spider-Man. In pratica sei già un supereroe. Un supereroe. Sono solo una persona che non molla mai. Andiamo.
Benvenuti a tutti. Prima di cedere il palco al sindaco Osborne, vorrei spendere alcune parole. E quindi? Penso che la guerra tra bande sia finita. Cioè, tipo finita? Sì, ci sono ancora dei dettagli da chiarire, ma... Dettagli da chiarire? Beh, dalla scena si è allontanato un camion di una compagnia chiamata Consolidated Shipping. C'è qualcosa che non mi è chiaro. Non so perché. Più tardi potremo prendere un caffè e ragionarci. Sì. Grazie davvero, Jim. Non so se troverò parole migliori, ma ci proverò. Sappiamo tutti che l'agente Davis è un eroe. Oppure, al posto del caffè, perché non una cena, invece? Magari potrei venire da te e cucino io. In alternativa... ci incontriamo in un luogo neutrale per un normalissimo pasto, cucinato da professionisti. Per gesti di straordinario coraggio, che trascendono il comune dovere, è mio privilegio insignire l'agente Jefferson Davis di questa splendida medaglia d'onore. Ho una chiamata. Non mi sembra il momento, Jim. È urgente. Ok. Congratulazioni. Grazie, signor sindaco. Beh, voglio condividere questo onore con la mia famiglia. Mia moglie Rio e mio figlio Mais. Senza di loro io non sarei ciò che sono. Sì? Ho lavorato anni per questo momento. Chi è che parla? Nei prossimi giorni la tua azienda, la tua città e tutto ciò che hai di più caro al mondo sarà distrutto. La gente implorerà il tuo aiuto, ma tu non sarai in grado di salvarli. Ascolta, idiota. Ricevo minacce come questa due volte a settimana. Comportati da uomo e dimmi cosa vuoi.